Ciao a tutti e bentornati ancora una volta nella mia cucina. Oggi ho intenzione di fare una ricetta molto particolare, soprattutto molto divertente e carica d'amore, perché ogni tanto voglio regalare tanto amore anch'io come loro lo dedicano, lo regalano a me, incondizionato tra l'altro. Sì, sto parlando proprio di loro, dei nostri amici a quattro zampe. Anch'io ho due piccoli cagnolini, un simil pincher e una Yorkie meravigliosa, e quindi un paio di biscottini anche per loro. A me non costa nulla. Alimenti veramente molto, ingredienti molto semplici: uova, farina di riso, acqua e mi raccomando, rimanete con me perché sono sicura che li farete anche voi, perché secondo me, con tutto l'amore che loro ci regalano, due biscottini a noi non costa nulla farli. Vi elenco appunto tutto il resto degli ingredienti e il procedimento. Andiamo in cucina a divertirci. Appunto, come dicevo, farina di riso 250 grammi, una banana matura, 100 ml di acqua a temperatura ambiente, un uovo intero e uno stampino a forma di osso. Iniziamo dalla banana. La mettiamo nella bowl e la schiacciamo con la forchetta. Dopodiché aggiungo la farina di riso l'uovo. L'acqua piano piano. E mescolo tutti insieme i miei ingredienti. Inizio a impastarla con le mani. Prendo un po' di farina, sempre di riso, la spargo sul mio ripiano di lavoro e verso l'impasto. E finisco di lavorarla bene. Ecco qua come si è formato il nostro panetto. È veramente morbida, il profumo della banana si sente tantissimo. Ecco, questo è il risultato che dovete ottenere, morbidissimo. Adesso la rimetto di nuovo nel contenitore, la copro con la pellicola e la lascio riposare 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, prendo un foglio di carta forno e verso sopra il mio composto. È abbastanza morbido, eh? Un altro foglio di carta forno sopra e inizio a stendere col mattarello. Si stende veramente in un attimo. Mi raccomando, perché lo spessore non deve essere molto sottile. Controlliamo lo spessore. Ecco, direi che va bene. Adesso però la faccio riposare nel freezer perché è abbastanza morbida, altrimenti si fa fatica ad usare lo stampino per creare il biscotto, quindi almeno 30 minuti nel freezer. Trascorso il riposo nel freezer, mi raccomando, è fondamentale, perché altrimenti non riuscite veramente a fare il biscotto. Passo lo stampino nella farina e inizio a stamparlo. Guardate che belli, che già si intravede qualcosa. Ecco qua. Adesso non tolgo i biscotti, ma tolgo via l'eccesso, perché se prendo i biscotti rischio di rovinare la frommina. Invece così li lascio sulla carta forno e avranno sempre la loro forma intatta.
Poi dopo quello che avanza lo rimpastiamo e rifacciamo degli altri biscottini. Ecco qua i nostri biscotti a forma di osso. Adesso li inforno a forno preriscaldato a 170 gradi per 30 minuti circa. Devono cuocersi veramente bene ed essere croccanti. Ecco qua i nostri biscottini. Adesso pensiamo alla prova assaggio. E con gioia oggi ho fatto questi meravigliosi biscotti, felicissima di averli fatti per i miei bimbi pelosi. Adesso facciamo la prova assaggio e naturalmente li chiamiamo. Maddie, Ugo, venite, c'è la pappa! Vieni Maddie! Ugo, vieni Maddie! Ciao, vieni Maddie! Guardate chi c'è! C'è Maddie! Lei è Maddie, la bionda! L'abbiamo salvata da un maltrattamento, vediamo se le piace. Ecco, lui è Ugo, invece lui era un bastardino salvato dalla strada. Al volo Ugo, è di vostro gradimento? Direi che gli piace. Vieni, metti, vieni. Brava! Ugo? Ecco, come avete visto ai bimbi i miei biscotti sono piaciuti, quindi fateli anche voi. Vieni, metti. Fateli anche voi perché veramente ne vale la pena. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta!